Uniacque partecipa con un concreto contributo alla lotta all'inquinamento, restituendo 143 milioni di metri cubi di acqua pulita e sicura grazie a 70 impianti di depurazione. I controlli sulle acque reflue si svolgono sia sul campo sia in laboratorio. Per il triennio 2021-2023 sono previsti interventi per circa 88 milioni di euro, 46 milioni di euro per interventi di piano, 36 milioni di euro per manutenzioni straordinarie, 6 milioni per investimenti strutturali. Alcuni degli interventi di piano usufruiranno di un contributo regionale a fondo perduto di 4,8 milioni di euro. Il primo report di sostenibilità che Uniacque fa, primo report certificato, e rispetto agli obiettivi che ci ispiriamo, che la legge un po' ci impone, che sono gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, ne abbiamo quattro in modo particolare. In termini di qualità della risorsa idrica, perché la tutela e la qualità della risorsa idrica da portare a casa di ogni utente. Il tema della depurazione, per cui riprendiamo l'acqua che abbiamo portato e poi dobbiamo depurarla e restituirla all'ambiente dal punto di vista anche qualitativo, per cui questo è il primo obiettivo in assoluto importante. Il secondo obiettivo è che facendo questa attività c'è un coinvolgimento, un'attenzione al territorio. Lo facciamo coinvolgendo nel limite del possibile, ma anche i numeri ci danno un ritorno positivo delle aziende, delle imprese bergamasche, al quale contribuiamo a dare lavoro, per cui una ricaduta sociale e economica sul territorio. Dei nostri contratti il 68% sono affidati ad imprese bergamasche e di questo ci onoriamo e vorremmo anche probabilmente migliorare questo aspetto. Un altro aspetto importante è la collaborazione tra il gestore e l'utente che riceve il servizio. Dobbiamo focalizzare il rapporto con gli stakeholder, per cui l'acqua è un bene importante, non abbiamo una responsabilità noi che la utilizziamo, vogliamo chiedere questa responsabilità anche all'utente che ne faccia buon uso. Buon uso per poi fare un lavoro di economia circolare e recuperarla nel miglior modo possibile. Questo terzo aspetto. Il quarto aspetto c'è tutto il tema della partecipazione, appunto del coinvolgimento degli stakeholder, dell'ascolto del territorio per rilevare i bisogni e poi rispondere a questi bisogni. E l'attenzione all'ambiente comunque raccoglie tutti questi aspetti, perché la sostenibilità è ambiente. Noi abbiamo la fortuna di avere questa risorsa di qualità che arriva dalle nostre sorgenti, dai nostri pozzi, e dobbiamo fare in modo che la preleviamo, la preserviamo e la custodiamo e portiamo a casa dell'utente.